Questa sera Daniela non ha giocato, però comunque c'è grande festa, è un periodo bellissimo. Alessandro, come stai vivendo questi mondiali dell'Italia? Bene, bene, un'emozione indescrivibile, comunque un risultato di una carriera che prosegue nel migliore dei modi. L'avete vista partire tanti anni fa per inseguire questo gioco del calcio e adesso la vedete, insomma, al mondiale. Per voi genitori che cosa Ancora rappresenta? non ci credo. Ancora non ci credo che si è verificato tutto questo. Quando Daniela vi ha detto che voleva giocare a calcio e andare via di casa per seguire questa passione? Ma veramente non l'ha mai detto. È È successo. successo. È una cosa che è successa e noi l'abbiamo portata avanti. Abbiamo sempre assecondata, sempre. Anche perché adesso c'è molta attenzione sul calcio femminile. Un po' di anni fa, quando è iniziato lei, era una scelta anche un po' Sì, difficile. era difficilissimo perché ha cominciato con le maschie fino a 14 anni. Dopo l'ha preso il Campobasso, da Campobasso ha preso il volo. Campobasso dopo ha cominciato a girare nei dintorni. Adesso c'è tutto il paese che si stringe intorno a voi in questi Questo è giorni. bellissimo, È bellissimo, non ce lo credevamo è proprio. una sorpresa per noi e ringraziamo tutti perché è una cosa che non ci aspettavamo. È soddisfazione, molto. Ecco, Daniela torna poco a Siamo molto casa. orgogliosi, molto. Torno quasi niente, quasi per niente, solo a Natale, 2 o 3 giorni, ma torna per la sorella perché per noi no. Infatti Alessandro ci dicevi che insomma tu e tua sorella siete molto particolarmente legati, purtroppo la vivete poco, però l'affetto è grande. Certo, è quotidiano, ci sentiamo quotidianamente, Più di una volta. ci chiede sempre consigli nell'ottica del continuo miglioramento. Voi che la conoscete più da vicino, noi parlando nelle interviste anche negli anni precedenti, lei diceva che anche superati i 30 anni si vedeva sempre nel mondo del calcio, che non guardava Sì. mai al giorno che avrebbe smesso. Cosa la spinge a dare sempre qualcosa in più? Voi che la È il potete pallone, è raccontare. quella sfera rotonda che purtroppo insegue tutti i giorni. Perché purtroppo? Per fortuna, vediamo com'è Anche per stata. fortuna, anche per fortuna. Oramai è il suo mestiere. Mo, è arrivato a 34 anni, ci ha dato tutta questa soddisfazione per un paesino di 400 anime. Quindi, Anche può anche per perché noi, perché io ancora non riesco a realizzarmi. 34 anni li farà a breve, magari Sì, il andrà a 26 giorni. festeggiare Speriamo che, il insomma, sarà una bella Natale. festa in Ma Francia. magari, noi cercheremo di andare alla prima partita, ma speriamo che. La prima ci siamo andati, voglio alla prima degli ottavi e dopo alla prima dei quarti. Adesso manca soltanto il gol. E manca il gol, ma prima o speriamo, poi lo farà. arriverà Per lei farà. sicuramente. Arriverà. Per lei è tutto. Il gol. Lei ha Per lei. sofferto stasera sicuramente, però purtroppo non possono giocare in 13, ma devono giocare in 11. È anche bello perché per un po' di anni lei non è stata chiamata in nazionale, Sì, adesso sono stato ha assolutamente. ripreso il suo posto e l'ha ripresa alla grande. Alla grande proprio, Col suo numero. col suo saper fare, perché non è di carattere tanto. E allora, insomma, ci Non c'è. auguriamo. E ci auguriamo veramente, per Castelguidone, questo è una cosa che non so se avverrà un'altra volta, non lo so. Allora, in bocca al lupo a Daniele, in bocca al lupo anche Grazie, a voi che la grazie, grazie a seguite. voi della vostra Crepi. gentilezza. Crepi.